Allora, qui su questo cartello c'è scritto ciao a tutti e volevo evitare di parlare prima di aver sentito i consigli del mio ospite, ma temo non sia possibile. Quindi saluto Walter Rivetti, doppiatore professionista. Ciao, ciao Simone, ciao a tutti. Cos'era il cartello? C'è scritto ciao a tutti, ho detto non parlo finché non sento i consigli. Hai il permesso di parlare. Ok, perché devo essere sincero, Walter, questo è una chiacchierata, poi ci verrà fuori un video che ci tenevo davvero tanto a fare, perché sia nel mio passato, nelle famose interrogazioni a scuola orali, fino a immaginare il futuro quando parlerò a investitori delle mie idee imprenditoriali, passando dal presente con questo canale YouTube, io sento che il mio tasto dolente è sempre stata la voce, un po' la mia espressività. Però, confermami se sbaglio, ma saper parlare bene può spalancare molte porte. Allora, sì, è una cosa che spesso diamo per scontata, perché siamo abituati a parlare. Abbiamo una voce, la utilizziamo bene, male, così così, ogni tanto, e quindi non è una cosa che alleniamo particolarmente. Proviamo a fare magari con te oggi un video un po' interattivo, quindi dei consigli su come usare al meglio la nostra voce, come comunicare meglio, dove magari io provo determinati esercizi, ma chi sta guardando il video e vuole iniziare a capire alcune cose, diamo già degli spunti. Ok. Allora, io ad esempio, andando a vedermi un po' anche i tuoi video e leggendo il tuo sito, ho trovato le due parole tono e volume. Tono e volume fanno parte degli elementi della voce. Il movimento tonale è dato dal passaggio da toni alti a toni bassi. E sapersi muovere all'interno di questa gamma tonale, si chiama appunto, conferisce alla tua voce qualcosa di più brillante, di non monotono, monotono. Quindi, ecco che tutto torna. Ad esempio, Simone, prova a dirmi una frase normale, qualsiasi frase tu voglia. In questo momento sono molto emozionato di fare questo video. Ok, ora dimmela con una tonalità più alta. Abbiamo detto tonalità e la frequenza. In questo momento sono molto emozionato di fare questo video. Ancora più alta. In questo momento sono molto emozionato di fare questo video. Ok, ora falla con una intonazione bassa. In questo momento sono molto emozionato di fare questo video. Ok. Qual è l'errore che spesso si fa? È aumentare il tono e aumentare anche il volume. In questo modo. In questo momento sono molto emozionato. Alzo il tono e sbaglio e alzo anche il volume. In questo momento sono molto emozionato! Però sono due elementi che dobbiamo saper gestire separatamente. Un po' come gli slide di un mixer. Alzi uno e l'altro lo puoi lasciare basso. Altra frase, però ora mi muovi solo il volume. In questo momento sono molto emozionato. Ok, volume più alto. Ancora di più? Sì. Non sono uno che urla molto, però. Questo è interessante. Ok. In questo momento sono molto emozionato. Ok, infatti si sente che ti contieni un pochino. Allora ti troverai più comodo con poco volume. Sì, proviamo? Sì. In questo momento sono molto emozionato. Ok, adesso posso complicarti la vita perché sei stato davvero molto bravo, perché hai alzato il volume ma non hai alzato anche il tono. Hai abbassato il volume, ma non hai abbassato il tono. Okay. Quindi, bravo, hai gestito il volume in maniera indipendente. Facciamo, e invito anche a chi ci guarda, a fare questo esercizio. Incrociamo le cose, rendiamo davvero difficile. Abbiamo detto che è normale fare questa cosa, aumentare il volume e aumentare il tono. La cosa più difficile è, ora, tono alto. Quindi sono su con il tono, ma il volume è davvero basso. Che miseria.
Ti posso suggerire la frase? Sì. Ecco. Iscrivetevi al mio canale. Così, pubblicità. Allora, abbiamo detto tono alto, volume basso. È difficile. Iscrivetevi al mio canale. Esatto, senza soffiare però, senza andare sui fiati. Ok. Iscrivetevi al mio canale. Ok, iscrivetevi al mio canale. Poco volume, tanto tono. E Ok. l'opposto qual è? Ancora Iscrivetevi al mio canale. un po' di più la differenza. Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al mio canale. Ok, ancora più giù. Iscrivetevi. Bravo, Iscrivetevi al mio canale. grande. Bene, con Bene, questi bene. esempi abbiamo già visto come questi due elementi, i quali, sudato, dei quali ognuno ha una gamma, un proprio metro, ogni persona ha una tastiera sulla quale può suonare la melodia, i suoni, il volume, ogni elemento ha una propria gamma. Ecco, bisogna riuscire a suonare tutte le possibilità, tutti i tastini che questi due elementi, tono e volume, ci permettono di fare. Allora, durante la chiamata non mi ero reso conto, ma direi che per oggi abbiamo avuto abbastanza momenti imbarazzanti, ma c'è tutta una seconda parte dove con Walter analizziamo la differenza tra ritmo e velocità. Quindi per non perdertela, non ti rimane che iscriverti al canale. Anzi, no, aspetta. Iscriviti al canale! O anche iscriviti al canale. No, no, era giusto alto. Iscriviti al canale!